al più presto possibile. Sarebbe un'idea, perché il dottore ha dato un'occhiata al suo paziente. Già, è anche una piccolina, eh. Venite con me, dottore? No, grazie. Buongiorno. Avete una buona cera stamattina. Sei alzata presto, no? Non è andata a letto, dottore. E credo che sia stata in piedi tutta la notte. Ho dormito tanto su quella sedia. E poi sapete, dottore, è così piacevole tenere quella bambina in braccio. E adesso, cara signora, bisogna che voi e la piccola indianina vi prepariate a partire per l'Orpo. Dunque, come vi sentite? Bene, grazie. Sono solo un po' stanca. Ma voi, dottore, credete che mio marito... Non ci pensate. La miglior medicina per lui è di sapervi tutte e due sane e salve. Pensate che fra poco lo raggiungerete. Io sono già pronta a partire. Ah, molto bene. Voglio essere da lui al più presto. Avete bisogno di forza. Dovreste riposarvi il più possibile. Dalla, potreste prepararle un po' di brodo? L'ho già pensato. Bravo. Vieni a fare un po' di caffè per gli altri. Adesso dovreste riposarvi un po'. Non state inorgoglirvi ora. Sappiate che di quei topolini in altri tempi ne ho messi al mondo a centinaia. E l'ultimo era sempre il più bello. Rino mi ha chiesto di sposare. Si può sposare una donna come me? Se due persone si amano, allora non c'è nulla di male, eh? Dovrai soffrire molto, figliola. Più di quanto non hai sofferto finora. Non sai che quel ragazzo deve tornare in prigione. E poi, se voi due andate all'Orgur insieme, lui verrà a sapere tutto di te. No, Ringo non andrà a Würzburg. Ditemi se quello che sto per fare è onesto. Ma che vuoi che io sappia di quello che è onesto e di quello che è disonesto?